Un attimino che si avvia la registrazione. Ok, perfetto, partita. Ok, buongiorno a tutti, grazie mille per esservi collegati. Questo è uno dei tanti webinar che come Università di Parma stiamo proponendo sotto questo, diciamo, maxi progetto che è il progetto Alfonso, un progetto regionale. Alfonso sta per Scuola di Alta Formazione e Innovazione per lo Sviluppo Sostenibile dell'Appennino. E come Università di Parma stiamo proponendo questi cicli di webinar a cui hanno fortunatamente aderito molti professori dell'università, tra cui appunto Barbara Gerri che è qui con noi oggi che terrà questo webinar, ma anche esperti esterni, tra cui il presidente di WWF e varie altre figure. Il progetto Alfonso fa capo all'Università di Modena e Reggio e si sono unite in questo, diciamo, in questo percorso, in questo progetto, anche l'Università di Bologna, di Ferrara, il Politecnico di Milano e la Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, e ovviamente noi come Università di Parma. Come Università di Parma stiamo proponendo una serie di webinar che hanno come, diciamo, tematica conduttrice i temi dell'Agenda 2030 dell'ONU. Faccio una brevissimissima introduzione anche di Barbara, però preferisco che poi dopo ti presenti te in modo, insomma, da tirare fuori Certo. le tue skills migliori, ecco. La professoressa Gerri è una ricercatrice presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura e si occupa di valutazione delle prestazioni degli edifici, in particolar modo anche di strategie sul risparmio energetico. Ovviamente le sue competenze non si esauriscono qui, però ripeto, preferisco che comunque ti presenti te al meglio. Io non ti rubo altro tempo, ricordo solo ai partecipanti che innanzitutto di tenere spento il microfono e il video, possono interagire nella chat se ci sono delle domande, quindi te la seguo io, non c'è nessun tipo di problema. Grazie. Se invece qualcuno vuole interagire direttamente con Barbara, magari con una domanda più corposa o comunque insomma per avere un riscontro un po' più diretto e concreto, potete alzare la mano, che è una delle opzioni che trovate nella barra in fondo. Alzate la mano, io vi attivo il microfono e potete tranquillamente interagire con lei. Perfetto, io ti lascerei spazio Bene. per il webinar. Grazie mille, Grazie. Barbara. Grazie Giulia, grazie a te della presentazione e dell'introduzione. Allora, vediamo innanzitutto se riuscite a vedere lo schermo e soprattutto in modalità presentazione. Si vede Giulia in modalità... Perfetto, Esatto. grazie, grazie, benissimo. Allora, come vi dicevo, ecco no, già qua abbiamo sbagliato qualcosa. Vediamo, perfetto. Allora mi presento meglio. Allora, innanzitutto la presentazione che andrò a farvi oggi riguarda un tema molto molto vasto, quello delle industrie low carbon e dell'adattamento al cambiamento climatico. In particolare, queste 4 ore che ci vedranno impegnati sia stamattina che nel primo pomeriggio riguarderanno strategie per rigenerare e adeguare il patrimonio edilizio esistente con un focus particolare sulla filiera produttiva agroalimentare. Questa slide è solo brevemente per presentarmi, mi ha già introdotto gentilmente Giulia, sono docente di architettura tecnica, sono un architetto e da anni mi occupo di valutazioni delle prestazioni energetiche, ma soprattutto ambientali degli edifici. Il mio primo interesse di ricerca è stato e è ancora fortunatamente il tema del daylighting, quindi in particolare della luce naturale all'interno degli edifici, ma anche quello che comporta e come gestire la luce naturale all'esterno degli edifici. E negli ultimi anni mi sto occupando di valutazioni ambientali in merito al cambiamento climatico, quindi per valutare come gli edifici e in particolare piccole unità di vicinato, i piccoli quartieri, possono reagire e in generale come possono comportarsi nei confronti appunto dei sempre più recenti fenomeni legati al cambiamento climatico.
Vi vado a illustrare brevemente come ho strutturato questa presentazione, che è piuttosto corposa, quindi speriamo di soddisfare in primis le vostre aspettative, però come diceva Giulia, vi invito anche durante la presentazione, se lo ritenete necessario, farmi delle domande, chiedermi delle precisazioni, insomma, non esitate. Poi eventualmente alla fine sia della lezione di stamattina che quella di oggi pomeriggio lasceremo un piccolo spazio, un question time. Allora, la parte introduttiva che ho previsto per questa prima parte della lezione riguarda un veloce excursus di quello che è, di quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 e degli obiettivi, dei 17 obiettivi strategici, con particolare riferimento a quelli che andremo più dettagliatamente a valutare nella lezione di oggi. Dopodiché la parte 1, vedete, riguarderà il percorso verso la decarbonizzazione. Quindi andremo a valutare attraverso l'uso di grafici e alcuni schemi che cosa si intende per decarbonizzazione nell'ambito ovviamente degli edifici ed in particolare dell'industria e quello che ci aspetta in un percorso appunto volto a ridurre le emissioni di CO2 da qui fino al 2050. E quindi la parte 1 sarà abbastanza generica, o meglio, focalizzata a individuare quali possono essere i target, gli obiettivi generali che tutti ci dobbiamo prefissare. La parte 2 riguarderà invece quindi stringiamo il campo di indagine e vi illustrerò quali sono le sfide e le opportunità che possiamo riservare appunto al settore industriale. Qui vedremo in generale tutto il settore industriale, quindi anche filiere produttive che esulano specificatamente dalla filiera agroalimentare. Sarà invece la parte 3 a focalizzare l'attenzione sul ruolo dell'industria alimentare verso la decarbonizzazione e col target finale del 2050, quindi vedremo quali possono essere le strategie indipendentemente dal tipo di industria che andiamo ad osservare. Stringendo ancora di più il campo, la parte 4 riguarderà le strategie di adattamento climatico per gli edifici produttivi della filiera agroalimentare e quindi andremo ad occuparci esattamente di quelle strategie da applicare all'involucro dell'edificio e alle sue componenti impiantistiche in senso lato, perché ovviamente il focus di questo incontro è proprio l'edificio in sé per sé, quindi quale contributo l'edificio produttivo può garantire nell'ottica di una riduzione delle emissioni energetiche, ma soprattutto di CO2 in atmosfera. La parte 5, a mio avviso, è quella un po' più interessante, un po' più accattivante. Vedremo molti esempi di aziende della filiera agroalimentare. E perché l'obiettivo di questa presentazione è fornirvi spunti utili, suggerimenti, suggestioni che si possono mettere in campo di riqualificazione di un edificio industriale o di adeguamento delle prestazioni legate a questo edificio e quindi andremo a vedere tanti diversi tipi di produzione industriale, spaziando, vedremo dai panettoni, visto il tempo natalizio a cui ci apprestiamo a vivere, fino a riguardare le cantine vinicole, la produzione di frutta secca, insomma tanti tanti esempi di casi virtuosi italiani che hanno fatto la storia nel senso di applicare strategie volte appunto alla riduzione delle emissioni CO2. Ho rubato anche troppo tempo con questa lunga agenda, quindi passerei a una veloce excursus, una veloce rassegna di che cosa sia l'Agenda 2030 e in particolare un focus sui 17 obiettivi. E come sappiamo, l'Agenda 2030 nasce da un'iniziativa delle Nazioni Unite che approvarono nel 2015 l'Agenda per lo sviluppo sostenibile, un piano di azione globale per le persone, il pianeta e la prosperità. E in questo senso sono stati identificati 17 nuovi obiettivi, quelli che tutti conosciamo nella tabella con i riquadri colorati, ciascuno dei quali poi è declinato in numerosi, sono 169 target specifici, che però possono essere tutti suddivisi in tre macro aree.
che identificano degli obiettivi comuni e condivisi, quelli di porre fine alla povertà estrema, combattere le disuguaglianze e l'ingiustizia e ovviamente contrastare i cambiamenti climatici e il loro degrado ambientale. E ecco, in questa slide vedete i 17 goal, quindi i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Immagino che ne abbiate già visto e parlato in tutti gli incontri anche precedenti a questo. E quindi nello specifico vorrei che ci soffermassimo su quelli che ho identificato più coerenti con tutte le strategie, gli esempi e gli obiettivi che andremo a valutare in queste 4 ore di lezione. E, nello specifico soffermeremo sull'obiettivo 8, che è quello che riguarda l'incentivazione, quindi incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso a tutti. Questo l'ho contemplato in senso lato, perché si parla appunto di una crescita economica duratura, inclusiva, ma soprattutto sostenibile, attraverso una rivalutazione e una ricalibrazione degli obiettivi di produzione industriale. I 3 obiettivi che in realtà ci riguarderanno più da vicino in questa presentazione sulle low carbon industries sono il 9, che riguarda la costruzione delle infrastrutture resilienti per promuovere l'innovazione e l'industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. Vedremo che il goal 9 ha riguardato molti dei progetti che in conclusione alla lezione vi presenterò, dimostrando che in realtà la realtà della filiera produttiva agroalimentare italiana è già negli ultimi 6-7 anni particolarmente interessata ai temi dell'industrializzazione sostenibile e ambientalmente compatibile, dimostrando una certa attenzione di grandi marchi, grandi nomi italiani a questi temi. Il goal 11 è quello più generalista, se così vogliamo dire, riguarda tutte le costruzioni e si pone come target quello di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. E il goal 13 è quello nello specifico più indirizzato all'adozione di misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e tutte le conseguenze che da essi derivano. E vedremo già subito nella prima parte della lezione come le industrie e i principali produttori industriali sia a livello internazionale ma anche a livello italiano hanno cominciato a prendere coscienza del pericolo legato al cambiamento climatico e sono stati resi evidenti gli effetti che le ondate di calore, quanto piuttosto altri agenti, altri eventi estremi del cambiamento climatico possono impattare sulla filiera, quindi sulla value chain degli edifici, delle produzioni industriali. Ecco, conclusa questa parte, come vi dicevo, assolutamente introduttiva, che non vuole in altro modo essere esaustiva, ma insomma per identificare il problema delle low carbon industries nel quadro dell'Agenda 2030 e degli SDGs. La parte 1, come vi dicevo, riguarda il percorso verso la decarbonizzazione. Si parla sempre di più a livello anche dei social media, dei telegiornali e di tanti altri mezzi di comunicazione di climate change, di dati e di prospettive. Si parla sempre più su larga scala, ma senza fornire dati tangibili e concreti di quanto siano gli effetti del cambiamento climatico. In questo grafico, che sembra piuttosto complesso, ma vi invito ad osservare come sia chiaramente identificabile come la temperatura media dal 1960 al 1990 per poi arrivare agli anni 2000 sia vertiginosamente aumentata. Questi dati addirittura rilevano le temperature, le anomalie delle temperature dal 1850 fino al 2010 e guardate, abbiamo soltanto negli ultimi 50 anni un aumento delle temperature dello 0,85 gradi centigradi. Questo dimostra effettivamente come il cambiamento climatico sia un dato tangibile,
Ancora più evidente, sebbene noi ce ne accorgiamo meno, nonostante siamo un paese che praticamente affaccia per 4/5 della sua estensione sul mare, l'innalzamento del livello medio dei mari ha subito un incremento davvero vertiginoso nell'ultimo secolo, più 17 centimetri. Notizia di queste ultime ore, dopo gli eventi così battenti di acqua degli ultimi giorni, avete visto cosa sta succedendo a Venezia, anche a causa sicuramente della non attivazione del MOSE, come l'acqua alta diventi un problema in città storiche come Venezia, ma sempre maggiormente in tutto il mondo, proprio causato dal cambiamento climatico. Questi dati da dove provengono? Come vi dicevo, sempre maggiore è l'attenzione a questi numeri, siamo quasi tutti interessati, no? A statistiche, ci siamo abituati, soprattutto nell'ultimo anno, causa gli eventi pandemici, a confrontarci con statistiche, numeri e crescite esponenziali. Ecco, in realtà tutto quello che riguarda il cambiamento climatico è regolamentato e in maniera molto esaustiva presentato da questo foro scientifico, si chiama IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change. Che proprio ha lo scopo di valutare dal punto di vista scientifico, tecnico e socio-economico tutte le informazioni collegate al cambiamento climatico. Grazie a questo ente, di cui vi fornisco qui l'indirizzo internet, sono stati preparati dal 1990 al 2013 ben 5 report che riguardano proprio lo studio scientifico e statistico dei cambiamenti climatici in atto, in modo da sintetizzare in maniera comprensibile e condivisibile i più recenti sviluppi legati allo studio appunto dei cambiamenti climatici. E questi documenti, non so se sapete, stanno alla base di tutte le discussioni delle Conference of Parties, i cosiddetti COP, le riunioni che periodicamente si svolgono tra i paesi aderenti e in cui si discutono le strategie e le azioni da intraprendere per contrastare e mitigare il cambiamento climatico. E quindi, per creare una base comune di conoscenze prima di affrontare tutte le strategie che andremo a vedere, ricordiamo come il cambiamento climatico si riferisca a un cambiamento dello stato del clima che può essere identificato proprio, ad esempio, usando test statistici e rilevazioni numeriche come quelle fornite dall'IPCC, con cambiamenti nella media o nella variabilità delle sue proprietà. Ma soprattutto questo cambiamento dello stato del clima deve essere persistente per un esteso periodo. Ed ecco perché anche dai grafici che andremo poi a vedere da qui in avanti si parla sempre di tendenze su base decennale o meglio ventennale e triennale. Questo ci consente di capire davvero quali siano i trend in atto e comprendere quali siano le più attuabili strategie per contrastare questi cambiamenti. Il cambiamento climatico non è solamente innalzamento delle temperature estive, non è solamente legato a fenomeni severi come piogge torrenziali, bombe d'acqua o eventi legati proprio al meteo, ma riguarda anche tutta una serie di conseguenze direttamente o indirettamente connesse a questi eventi sempre più difficilmente contrastabili. Il decadimento dei rifiuti, il peggioramento della qualità dell'aria, ma anche la qualità delle acque risente notevolmente dei cambiamenti. Abbiamo di conseguenza picchi nel consumo d'acqua, sia a livello domestico e ancora di più vedremo a livello della produzione industriale, picchi soprattutto in regime estivo di consumo dell'energia elettrica che oggi utilizziamo per raffrescare i nostri edifici e tutta una serie di problemi legati alla produzione agricola e alla gestione ovviamente delle reti infrastrutturali che sempre di più fanno fatica a reggere le richieste improvvise, come ad esempio appunto quello legate a un picco di consumo dell'energia elettrica.
Ecco, questi sono schemi a cui siamo sempre più abituati a vedere, a leggere, e in questo caso vi faccio vedere come da oggi al 2030, al 2050, le previsioni dell'IPCC ci mostrano come il numero di giorni con temperature superiori ai 37 gradi saranno sempre di più. Guardate, oggi l'Italia si stabilisce in una media tra l'1 e 2 giorni con temperature massime sopra i 37 gradi. Guardate nel 2050, quindi nell'ultima immagine in basso, questa tendenza andrà talmente aumentando da arrivare fino a 20 o 30 giorni con temperature medie, ripeto, superiori ai 37 gradi. Sono temperature veramente molto molto elevate. Vi ho riportato anche un estratto degli ultimi titoli dei giornali che in quest'estate, nelle scorse estati, hanno occupato gran parte delle prime pagine dei quotidiani. Scipioni infuoca l'Italia con ondate di calore che raggiungeranno i 40 gradi, Caronte, allarme rosso, Minosse, un'altra ondata di caldo. In realtà, quindi, le tendenze all'aumento delle temperature medie durante la stagione estiva è già un dato di fatto, è già un dato di cronaca in un certo senso, siamo già pericolosamente abituati a queste situazioni. E in questo senso, viste tutti questi scenari davvero molto catastrofici, in un certo senso li possiamo definire, il report preparato da McKinsey Global Energy Perspective, disponibile online, ha cercato di definire quali possano essere le previsioni nelle emissioni di CO2 a partire dal 2005, situazione di partenza dello studio, evidenziando quale possa essere la crescita esponenziale delle emissioni di CO2, e lo vediamo rappresentato nella linea rossa di questo grafico. Guardate la crescita davvero come risulterebbe evidente se noi non prendessimo provvedimenti da ora fino ad arrivare alla soglia stabilita del 2050. McKinsey nel suo report, McKinsey sapete è una società di consulenza la migliore a livello internazionale, si occupa delle più disparate questioni da livelli a livello appunto sia di report di sostenibilità delle aziende e appunto fornisce attività e consulenze ad alto livello a aziende private di tutto il mondo. Questo studio, riconosciuto tra i più attendibili a livello internazionale, ha dimostrato come l'obiettivo da qui al 2050 sia quello di abbattere la temperatura media di 1,5 gradi centigradi. In questo caso, abbattendo la temperatura, guardate, le gigatonnellate di CO2 equivalente per anno potrebbero andare a zero. Il grafico si legge appunto, ho trascurato, scusatemi di dirvi, sull'asse X abbiamo l'asse temporale degli anni dal 2005 al 2050, sull'asse delle Y troviamo le gigatonnellate di CO2 equivalente emesse per anno a livello globale e i profili che vediamo di diverso colore sono i profili di temperatura. Quindi vediamo che diminuendo ipoteticamente di soli, perché sono davvero apparentemente pochi, 1,5 gradi la temperatura media globale, saremo in grado di azzerare pressoché le emissioni di CO2. Guardate, vi invito ad osservare come sia differente lo scenario tra un abbassamento di 2 gradi e un abbassamento di 1,5 gradi. Se invece la crescita continuerà così come è ora in atto, guardate, le emissioni andranno aumentando in maniera vertiginosa. Come vi dicevo, l'obiettivo che McKinsey ha cercato di studiare in maniera molto dettagliata, prevede alcuni possibili scenari di azione. In questo caso, guardate, vi ho evidenziato, lo step 1 sarebbe quello di dimezzare le emissioni di CO2. Se fossimo oggi in grado, oggi nel grafico vi faccio vedere, ci troviamo qui, 2020, anzi in realtà ci troviamo praticamente a cavallo tra la linea nera e la linea blu. Se fossimo in grado oggi di diminuire
del 50 o addirittura del 55% le emissioni nette di CO2 in atmosfera, saremmo in grado, guardate, di abbattere le emissioni globali già nel 2030. Quindi un'azione da qui a 10 anni di dimezzamento delle emissioni ci porterebbe già a un ottimo risultato. In realtà l'obiettivo, come vi dicevo, del McKinsey Report, che ovviamente fa suo le indicazioni e le azioni anche propugnate dall'Agenda 2030, sarebbe quello di arrivare ad annullare totalmente le emissioni di CO2 per il 2050. Vi faccio notare un altro dato: se fossimo così virtuosi e così abili da dimezzare le emissioni di CO2 arrivando al 2030, arriveremmo comunque a produrre globalmente 570 gigatonnellate di CO2 equivalente, quindi una quantità davvero ancora molto molto estesa, molto evidente. E nel report si parla anche di un atteggiamento ancora più virtuoso. E se fossimo in grado sin da subito di abbassare le temperature di 1,5 gradi, guardate, arriveremmo a un'emissione negativa di CO2, ovvero saremmo in grado ipoteticamente di assorbire più CO2 di quella che noi stessi produciamo. Capisco che questi dati e questi grafici possano essere visti come ostici e inutili, ma è importante capire, soprattutto in una società oggi che parla, come vi dicevo, sempre più di numeri, di dati statistici, come gli studi in realtà siano stati fatti e siano presentati anche in maniera piuttosto divulgativa, possono essere compresi da molti degli stakeholder oggi che si confrontano con le esigenze di mitigazione del cambiamento climatico. Dai progettisti ai tecnici, ai produttori, agli agricoltori, tanto è la responsabilità che viene demandata a ognuno di noi nella propria, nelle proprie competenze e nel proprio settore lavorativo. Quindi credo che sia, quindi seppure apparentemente ostico, necessario valutare questi obiettivi. Come abbiamo visto nel grafico precedente, raggiungere una diminuzione di 1,5 gradi nella temperatura richiederebbe un'azione simultanea di tutti i settori produttivi e di tutti gli elementi responsabili delle emissioni di CO2, ma un'azione indubbiamente rapida, simultanea e da intraprendere sin da oggi. Gli scenari possibili che sono stati messi in campo per raggiungere questo obiettivo molto ambizioso prefissato possono essere identificati in 5 grandi cambiamenti, quelli che vengono identificati come shift in inglese, che sono proprio alla base, costituiscono i gradini indispensabili per poter raggiungere questo obiettivo, come dicevamo, alquanto ambizioso. Vi ho riportato qui solo a scopo appunto conoscitivo gli obiettivi in inglese e adesso andiamo velocemente ad osservarne uno alla volta. Lo shift 1, quindi il cambiamento, il radicale cambiamento che il report ci prospetta, è quello di riformare il cibo e tutto quello che riguarda agricoltura e silvicoltura. In primis dovremmo cambiare ciò che mangiamo, come questo cibo viene coltivato e tutto quanto possa essere annoverato tra sprechi, sia nella fase di produzione che nella fase di consumo. Vorrebbe dire in questo senso cambiare il sistema agricolo stesso e, non trascurabile, fermare sin da subito tutti i processi di deforestazione. Faccio un commento a latere di questi obiettivi, di questi shift, di questi cambiamenti radicali che dovremmo perseguire tutti insieme contemporaneamente. Come vi dicevo, sono cambiamenti epocali che davvero in maniera poco verosimile potranno essere attuati tutti insieme contemporaneamente. Ma è importante valutare come ciascuno di questi cambiamenti radicali, questi cambi di paradigma, per citare Kuhn, possono essere
talmente interrelati tra settori produttivi diversi e possano riguardare direttamente ciascuno di noi nell'essere sia produttore che consumatore, che credo ci possano far capire come le azioni siano tutte interrelate e modificare una, conseguentemente apporti benefici nel raggiungere anche l'azione successiva. Il cambiamento 2 riguarda il passaggio a un'alimentazione elettrica su larga scala, quindi dovremmo auspicabilmente modificare tutti i sistemi di alimentazione, quindi di consumo energetico, dai combustibili fossili fino ad arrivare ad avere un'esclusiva alimentazione elettrica su larga scala. In primis l'obiettivo sarebbe quello di avere un trasporto su strada elettrificato. Questo sicuramente garantirebbe un grande e considerevole abbattimento delle emissioni di CO2 in atmosfera. L'elettrificazione anche nei sistemi di produzione di calore e sistemi di raffrescamento sarebbe auspicabile anche nel caso degli edifici produttivi e residenziali. In questo caso la decarbonizzazione degli edifici si renderebbe molto più efficace. Terzo paradigma, terzo cambio di paradigma che è correlato, vi ripeto ancora una volta, all'obiettivo di diminuire di 1,5 gradi la temperatura media globale, è quello di adattare i processi industriali. Ecco, nell'obiettivo 3 si collocano gran parte degli interventi che andremo poi a valutare in merito all'adeguamento industriale e agli edifici produttivi della filiera agroalimentare, perché vedremo che gran parte dei sottosettori industriali potrebbero passare facilmente a un sistema di produzione dell'energia di tipo elettrico, quindi abbandonando il metano o altri combustibili fossili, perché abbiamo e vedremo a breve che questi settori della produzione hanno fabbisogni di calore a bassa temperatura o media temperatura e quindi sono facilmente adeguabili, diciamo così, a una produzione di energia esclusivamente elettrica. Parliamo nello specifico dei settori legati all'edilizia, alla produzione food and beverage e alla produzione dei tessuti. Sicuramente tra i cambi di paradigma auspicabili c'è quello di raggiungere l'obiettivo di avere un'economia il più circolare possibile, quindi dovremmo parlare non soltanto di riciclo, di recycling, ma anche di upcycling, quindi ottenere davvero una filiera chiusa che utilizza i propri scarti, li rimette in circolo senza produrre la quantità di rifiuti che oggi invece siamo, ahimè, abituati a produrre. E un altro obiettivo molto interessante, che però nello specifico non riguarderà direttamente il settore agroindustriale, è quello di recuperare il metano rilasciato attraverso molti altri tipi di produzione industriale, in primis le società petrolifere e le società di estrazione del carbone, che durante proprio i loro processi produttivi emettono e rilasciano in atmosfera enormi quantità di gas metano. Paradigma 4 è in generale quello, come vi dicevo, di giungere a una sostituzione globale di tutti i sistemi di riscaldamento, di produzione di energia termica e meccanica, e passando da utilizzare sistemi di energia non rinnovabile, combustibili fossili, fino ad utilizzare quasi esclusivamente energia elettrica o energia ricavata dalle biomasse. Questo risulterebbe essere uno dei pezzi fondamentali per il raggiungimento dell'obiettivo meno 1,5 gradi. Infine, l'obiettivo più oggi difficilmente perseguibile, perché richiederebbe, stanti oggi così, le conoscenze tecnologiche, le competenze e i costi legati all'acquisizione di dispositivi specifici, è quello di aumentare le attività di cattura e sequestro del carbonio. Dovremmo quindi essere in grado ben presto a tutti i livelli, quindi anche per quanto riguarda il settore ad esempio residenziale o delle piccole microproduzioni, essere in grado, dicevo, di catturare, utilizzare e stoccare il carbonio che noi stessi emettiamo. Rimuovere quindi l'anidride carbonica utilizzando tecnologie appropriate e parallelamente non possiamo fare a meno di rimboschire vaste aree di territorio che nell'ultimo secolo abbiamo costruito
contribuito a deforestare in maniera del tutto pericolosa e davvero molto dannosa per l'ambiente. Torniamo quindi a questo famoso report di McKinsey Global Energy Perspective, dove ci rendiamo conto di quale sia l'impatto dell'industria nella produzione dei cosiddetti gas climalteranti, o in inglese greenhouse gases, GHG. Lo ritroveremo spesso negli schemi e nelle infografiche di questo webinar. L'industria, vedete, comprendente tutti i settori, quindi all'interno di questa comprendiamo e andiamo a riconteggiare anche l'apporto della filiera agroindustriale, agroalimentare, e l'industria è responsabile per 45% delle emissioni di CO2 equivalente, ma anche nella produzione, nell'emissione di metano. Guardate, in totale la responsabilità imputabile all'industria nell'emissione di gas climalteranti è del 33%. Guardate, è il settore che più impatta a livello globale nell'emissione di gas climalteranti. E la cosa anche curiosa è che sia equamente distribuita la quantità di CO2 rispetto alla quantità di metano emesso. In questo quadro credo che sia assolutamente rilevante, ed ecco il perché di questo webinar specifico, sulle strategie volte a diminuire di carbonio legate alla produzione industriale o al mantenimento dell'edificio e quindi tutto lo stabilimento produttivo dell'industria. E allo scopo di abbattere di un grado e mezzo la temperatura entro il 2050 sono stati individuati tre diversi scenari possibili. A partire dal 2016 vedete lo scenario A, lo scenario B e lo scenario C, che adesso vedremo in che cosa si differenziano principalmente, cercano di identificare quale possa essere l'apporto legato all'industria, al trasporto, al settore degli edifici, della produzione di energia, alla mancata deforestazione e all'agricoltura nella emissione di gigatonnellate di CO2 equivalente. Ho sottolineato i due macro settori che interessano nello specifico questo webinar, ovvero l'industria e gli edifici. Vedete che da una situazione piuttosto disastrosa e stabilita come elemento di partenza, come dato di partenza, il tempo zero, il 2016, vedete che tutti gli scenari sicuramente registrano diminuzioni, quindi decrementi delle emissioni di CO2 equivalenti più o meno evidenti. La cosa curiosa è che nel caso dell'industria, e qui vi ripeto, stiamo valutando l'industria in senso lato, quindi andiamo a ricomprendere tutti i settori della produzione, dal food and beverage, i tessuti, l'industria per l'automotive, l'industria per le costruzioni, tutti i settori, anche quelli non citati, indipendentemente dallo scenario di decarbonizzazione previsto, stabiliscono un livello base abbastanza soddisfacente, ma come vedremo non subiscono variazioni sensibili a seconda dei diversi tipi di scenario. Stessa cosa per gli edifici, che sono questa linea nera. Sono tra i meno impattanti, come vedete, quindi le emissioni di CO2 in atmosfera imputabili al normale funzionamento degli edifici, intendendo edifici per il terziario, per le residenze e quindi anche per la produzione, sono poco impattanti, ma nonostante questo hanno un loro ruolo nell'emissione di CO2 equivalente. Come vedete, l'unico settore che davvero prevede una diminuzione delle emissioni di CO2 è quello della produzione di energia. Come vi dicevo, se fossimo in grado di passare totalmente alla produzione di energia elettrica e di energia elettrica dalle biomasse nello specifico, avremmo un calo, guardate, davvero radicale, la linea azzurrina, sia nello scenario A e nello scenario B, e un po' meno in quello C. Adesso andiamo a vedere nello specifico, questi sono ancora dati tratti da questo report del 2019 molto interessante, che vi invito se volete, a consultare direttamente online, è pienamente accessibile, che differenzia le tre possibili vie
verso il raggiungimento di questo obiettivo ambiziosissimo di 1,5 gradi di riduzione delle temperature. Lo scenario A è lo scenario più, chiamiamolo, conservativo, ovvero il ritmo di decarbonizzazione che lo scenario prevede è determinato da un fattore determinante, quello della prontezza tecnologica, ovvero mettere in campo le tecnologie che oggi già abbiamo a disposizione, cercando di mitigarne i costi e il più possibile implementando le tecnologie che sono in grado di assicurarci una riduzione dei consumi energetici e conseguentemente un emissione di CO2 in atmosfera minore. Come vedete, se perseguissimo lo scenario A fino a raggiungere il 2050, i settori che maggiormente beneficerebbero di questa strategia saranno i trasporti e sicuramente la deforestazione, il cui impatto nella riduzione delle emissioni di CO2 sarebbe abbattuto del 77%. Lo scenario B invece è quello un po' più ambizioso, anzi decisamente il più ambizioso. Scusatemi, il meno ambizioso. Il trasporto, tutti i trasporti continuerebbero a basarsi su combustibili fossili per più lungo tempo e dovremmo quindi demandare alla mancata deforestazione il compito di assorbire gran parte della CO2 che ancora emetteremmo. Quindi vedete, i trasporti non subirebbero una variazione, quindi il settore dei trasporti non potrebbe, a differenza dello scenario A, essere così efficace, ma viene demandato tutto all'opera delle foreste, quindi alla capacità di stoccaggio della CO2 da parte delle grandi masse di foreste che ancora permangono fortunatamente sulla Terra, ma che dovrebbe essere incrementate notevolmente, quindi con nuove piantumazioni, nuove messe a dimora. Lo scenario C, abbiamo ancora la previsione di impiego su larga scala di carbone e gas metano per la generazione di energia, e in questo caso i trasporti comincerebbero a passare in maniera meno repentina, quindi più lenta, verso un'alimentazione ibrida, riducendo parte della CO2, ma ancora una volta sarebbe la mancata deforestazione a rendersi responsabile dello stoccaggio e della di grandi quantità di CO2. Come vedete, è lo scenario A ad essere quello effettivamente più efficace, quindi il cercare di ottimizzare le conoscenze tecnologiche per poter ovviamente passare il prima possibile a una completa elettrificazione dei nostri consumi. E vado un po' rapidamente, questo è il dettaglio dello studio dello scenario A e dei vari settori, vi faccio vedere quello che a noi importa. Nel bollino azzurro vediamo quale sarebbe l'impatto di emissioni di CO2 nel 2030, nel cerchiolino invece col contorno nero è l'impatto attuale. Oggi l'industria è responsabile di 11,2 gigatonnellate di emissioni di CO2 equivalente, secondo lo scenario A, quindi il passaggio attraverso ovviamente investimenti mirati e una transizione graduale ma controllata all'alimentazione elettrica, avremmo una diminuzione considerevole delle emissioni di CO2 da 11,2 a 7,3. Vi faccio vedere come invece gli edifici, che impattano già a poco, anche se vi ricordo che insomma è un poco relativo rispetto ad altri settori, oggi sono responsabili di 2,9 gigatonnellate di CO2 equivalente, potrebbero ridurre le loro emissioni di circa la metà. Quindi comunque anche passare a un'alimentazione totalmente elettrica nei nostri edifici garantirebbe un risultato davvero eccellente. Lo scenario B rimane pressoché inalterato per quel che riguarda l'industria e gli edifici. Come vi dicevo, sono due settori che mantengono abbastanza costanti le loro caratteristiche, le loro performance nei tre diversi scenari che sono stati presentati. E la stessa cosa nello scenario C. Significa che indipendentemente dal tasso di velocità verranno attuate le modifiche per la riduzione delle emissioni di CO2, il settore industriale e degli edifici saranno in grado di quasi dimezzare le emissioni di CO2.
indipendentemente, vi ripeto, dallo scenario A, B o C. Questo rende possibile nel nostro caso identificare delle strategie che sono quindi, diciamo così, auspicabili e che verosimilmente produrranno gli stessi effetti benefici sia nello scenario A, nel B o nel C. E dopo questa parte, come vi dicevo, introduttiva, numerica, arriviamo a vedere quali sono le sfide e le opportunità invece legate alla sola apporto industriale. Torniamo al grafico che abbiamo già visto precedentemente, abbiamo capito che l'industria è il settore che indubbiamente è responsabile della maggiore emissione di gas climalteranti per il 33%, guardate che è quello che nettamente offre la quantità di CO2 prodotta rispetto agli altri settori, e d'altra parte però in ultima posizione ci sono gli edifici. Sommando insieme il contributo di emissioni tra l'industria, quindi i processi produttivi, e gli edifici, quindi comprendendo anche gli edifici produttivi stessi, ecco, arriviamo a un numero davvero considerevole, più di un terzo delle emissioni mondiali di CO2 sono imputabili a questi due settori, in cui fortunatamente abbiamo strategie già definite e che si sono già dimostrate efficaci nel contenimento dei consumi energetici e conseguentemente nell'abbattimento delle emissioni di CO2. Qual è il ruolo dell'industria, quindi, e in generale della manifattura nel contesto del climate change? Abbiamo visto che il settore industriale è uno dei più significativi responsabili delle emissioni globali di gas climalteranti, ma soprattutto dobbiamo determinare che negli ultimi 30 anni l'aumento di queste emissioni è stato del 70%, in media con un aumento di 2,2% all'anno. È sicuramente il settore più impattante ed è ecco che quindi all'interno di questo webinar del progetto Alfonso abbiamo ritenuto rilevante anche fare un piccolo focus appunto sull'apporto all'interno del cambiamento climatico delle industrie. Tra le altre cose, le emissioni globali dei processi industriali insieme alle emissioni indirette di gas climalteranti dovuti alla produzione di energia elettrica che poi viene impiegata nel settore industriale ha rappresentato il 28% delle emissioni globali calcolate per il 2014, quindi davvero è un settore altamente energivoro, cosa che già sapevamo, ma soprattutto altamente emittente, quindi responsabile di queste emissioni di gas climalteranti. Vi ricordo che quando parliamo di gas climalteranti, sia nel settore industriale ma in generale anche per gli edifici, parliamo di due gas principali, la CO2 e il metano. Sono i due principali responsabili, dimostrati a livello internazionale e scientifico, responsabili del cambiamento climatico. Ecco qui perché vi dicevo che nel settore industriale, tra cui il settore agroindustriale, abbiamo la possibilità di intervenire in maniera più efficace, perché nel settore della produzione agroindustriale utilizziamo delle sistemi di produzione del calore sia per le fasi produttive stesse, quindi produzione di alimenti, sterilizzazione, processi di conservazione e tutti quei processi intermedi della produzione industriale. Ecco, per questi processi utilizziamo delle temperature convenzionalmente ritenute medio livello. Questo ci consente di spostare la produzione del calore, quindi cambiare il sistema di produzione del calore da combustibile fossile a energia elettrica. Ecco che vi ho rappresentato in questo riquadro rosso, infatti, il contributo dovuto alle emissioni di CO2 per anno dovute alla produzione di calore. Vedete che sono abbastanza considerevoli. Ecco, all'interno di questo quadrato possiamo collocare le nostre strategie di mitigazione, proprio perché sono i procedimenti industriali in senso lato impiegati nella produzione di cibo e bevande a prevedere delle temperature
di esercizio inferiori rispetto ad esempio invece a quello che serve negli alti forni per produrre il cemento, le malte o nei processi industriali legati alla produzione di acciaio e alluminio, ad esempio, o ferro, che vedete invece rappresentati in questa colonnina, che richiedono temperature molto più considerevoli e che quindi richiedono delle tecnologie anche molto più costose per produrre quelle elevatissime temperature utilizzando non i combustibili fossili, quindi non il petrolio, ma l'energia elettrica. Quindi tutto questo per dirvi che stiamo valutando strategie possibili all'interno del settore agroalimentare proprio perché esso stesso, i suoi processi ci consentono di passare all'energia elettrica. Quali sono quindi le strategie e le opzioni di decarbonizzazione oggi attuabili? Le vedremo, sono tante, sicuramente le più impattanti a livello della produzione sono il passaggio a energia elettrica per tutti i processi di produzione dell'energia termica e dell'energia meccanica. Auspicabilmente si dovrà presto passare alla produzione di energia elettrica attraverso l'idrogeno o attraverso il ricorso alle biomasse. In questo modo si potrà davvero convertire totalmente la produzione di energia che serve nel processo industriale, passando dallo sfruttamento del petrolio e dei combustibili fossili finalmente all'energia totalmente elettrica. Ecco, abbiamo detto che il cambiamento climatico ormai è un dato noto a tutti, anche nel settore della produzione industriale. L'effetto che maggiormente siamo purtroppo, ahimè, abituati a conoscere è quello che determina alterazioni sensibili nelle condizioni climatiche delle nostre città. Elevate temperature estive, ondate di calore difficilmente prevedibili e difficilmente contrastabili, soprattutto allo stato attuale, fenomeni piovosi molto persistenti, improvvisi, anche in stagioni o località che solitamente non siamo abituati ad osservare. Ma anche nel settore industriale abbiamo effetti che cominciano a rendersi tangibili e che quindi richiedono un intervento mirato. Nello specifico, gli impatti del cambiamento climatico sull'industria riguardano l'integrità degli asset aziendali e delle infrastrutture stesse dello stabilimento produttivo, la continuità dell'attività produttiva. Se pensate a stabilimenti che richiedono temperature dello stabilimento piuttosto basse, ecco, comincia a diventare difficile e molto oneroso in termini anche monetari mantenere delle temperature interne basse quando la temperatura esterna raggiunge picchi di 37-40 gradi. Abbiamo anche le responsabilità legali legate all'azienda, ma soprattutto la reputazione e l'immagine che l'azienda stessa e quindi il marchio è in grado di comunicare all'esterno, quindi verso di noi, verso i consumatori, si rileva essere uno degli impatti che il cambiamento climatico ha portato sotto gli occhi di tutti. Abbiamo quindi diverse risposte nel mercato, diversi fenomeni di instabilità finanziaria dovuta proprio alle alterazioni dovute al climate change, per non parlare poi di tutti gli aspetti legati al comfort e alla salute dei lavoratori all'interno dell'industria stessa. Oggi il 98% delle imprese produttive a livello internazionale ha individuato almeno un pericolo che potrà incidere il loro business, la loro produzione. Il 55% sarà legato all'innalzamento delle temperature, alle ondate di calore, perché inevitabilmente si avranno ripercussioni nella fase produttiva e nei consumi energetici che necessariamente verranno alterati. 44% dei pericoli è legato alle tempeste, alle alluvioni, alle esondazioni, che sempre in maniera maggiore tutti i fenomeni o di siccità o di frane e smottamenti cominciano ad avere purtroppo effetti anche sulla produzione industriale e quindi nel settore della produzione comincia, e doverosamente aggiungo, a presentarsi una maggiore attenzione nei processi produttivi proprio per contrastare questi pericoli.
Quello che in Europa è stato individuato a livello dei produttori industriali il maggiore pericolo legato ai cambiamenti climatici è l'innalzamento molto consistente delle temperature e le famose ondate di calore. L'altro fattore determinante, come vedete, sono le alluvioni o le precipitazioni molto severe insieme alle alluvioni. Sono i tre fenomeni che negli ultimi 10-15 anni, ma soprattutto con una ricorrenza sempre maggiore, hanno riguardato i nostri territori anche negli ultimi 5 anni, quindi si stanno aumentando numericamente sempre di più. Quello che interessa sempre di più alle aziende è ovviamente come il cambiamento climatico abbia già impattato sul loro processo e produzioni industriali, quindi sulla loro value chain. Metà delle aziende intervistate prevede che un nuovo impatto legato e vado a vedere, ecco qui, gli effetti del climate change hanno già dimostrato per il 25% dei produttori industriali italiani effetti evidenti sin d'ora. Nei prossimi 5 anni quasi la metà delle aziende produttrici italiane, dove in questo senso io vado a individuare sia gli effetti sulle micro aziende, quindi anche alla scala degli artigiani, fino a ricomprendere invece i grandi colossi e le grandi multinazionali italiane. Quindi dicevo il 46% della produzione industriale italiana prevede che nei prossimi 5 anni la propria azienda avrà registrerà effetti dannosi o evidenti legati al cambiamento climatico. Nei prossimi 10 anni, curiosamente, gli intervistati ad oggi si rilevano in un numero abbastanza piccolo ancora, il 60% degli intervistati prevede che la propria azienda subirà un danno in un certo senso o un effetto evidente negativo sulla propria produzione industriale. Questo è il fatto più preoccupante, cioè ci stiamo preoccupando da qui a 5 anni di che cosa succederà, ma in una visione più estesa, verosimilmente nel 2030, ecco, non si riesce a livello così soggettivo a valutare quali possano essere gli impatti. Dalle previsioni che abbiamo oggi a disposizione, abbiamo capito che se non intraprendiamo ora, subito, immediatamente delle azioni di mitigazione e di correzione, anche sulla produzione industriale, gli effetti saranno ben più evidenti del 60% danno possibile. E oggi solo il 25% delle imprese sta implementando azioni correttive. Gli esempi che andremo a valutare nella parte 5 di questo webinar dimostrano come già però all'interno di questo 25% colossi dell'imprenditoria della filiera agroalimentare o realtà molto 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 più piccole in maniera diversa abbiano già attuato strategie di implementazione sia nei processi industriali e nell'adeguamento degli edifici industriali stessi, mettendo a sistema strategie molto semplici o d'altra parte molto più complesse che però hanno contribuito a rafforzare l'immagine del proprio marchio, della propria azienda sul mercato, innescando in contemporanea processi virtuosi nel territorio immediatamente circostante. Questa è una strategia e un effetto a cascata molto interessante della riqualificazione e della decarbonizzazione degli edifici e dei processi industriali, perché esempi a noi molto vicini hanno dimostrato l'efficacia di strategie che in primis sono state attuate per migliorare e implementare la produzione industriale nell'ottica del cambiamento climatico, ma che hanno rilevato degli effetti benefici anche nelle immediate vicinanze, quindi nel territorio circostante, nel sistema infrastrutturale immediatamente vicino allo stabilimento industriale stesso, dimostrando come sia possibile attuare strategie di mitigazione, quindi azioni di resilienza su larga scala, anche intervenendo su piccoli aspetti. Oggi il 25% delle aziende ha dichiarato che sta implementando azioni correttive, dall'altra parte solo il 16% ha dichiarato invece che sta pianificando delle azioni.
Nei prossimi 3 anni, quindi in un lasso di tempo abbastanza contenuto e prevedibile a livello dei budget e a livello delle previsioni finanziarie e produttive, il 25% degli intervistati italiani prevederà l'adozione di azioni correttive, ma d'altra parte il 32% degli intervistati ha dichiarato che non ha intenzione di pianificare o implementare azioni correttive. Questo 32% è piuttosto preoccupante, ovvero un terzo delle aziende italiane non ha ancora sperimentato, mi permetto di valutare a livello personale, non ha ancora sperimentato sulla propria pelle, quindi sui propri asset, effetti devastanti del cambiamento climatico e quindi ritiene ancora inutile e inefficace intraprendere azioni correttive. E questo, come vi dicevo, è piuttosto grave perché dimostra una impreparazione a livello diffuso e una non comprensione di quali siano le tendenze oggi in atto e ahimè gli effetti che inevitabilmente prima o poi tutti a livello personale o a livello produttivo dovremo per forza vivere. Quindi qual è oggi il cambiamento, o meglio il feedback, la risposta delle aziende al cambiamento climatico? Oggi individua anche appunto in Italia il pericolo principale, quello dell'innalzamento delle temperature unitamente alle ondate improvvise di calore. Questi sono i due pericoli che hanno minacciato negli ultimi 5-10 anni le aziende produttive e che quindi si manifestano come i rischi più temuti dalle nostre imprese. Circa il 73% ha dichiarato di essere spaventato, di aver manifestato un'esigenza di adeguamento legato a questi due fenomeni. Successivamente abbiamo le tempeste, le siccità, le alluvioni, ancora meno gli incendi, perché insomma riguardano una parte di territorio con meno rilevanza rispetto alla produzione industriale nel nostro territorio, così come l'innalzamento medio del mare è percepito ancora come un pericolo molto lontano che quindi non riguarderà direttamente la produzione industriale. Frane e smottamenti, curiosamente, registrato un basso valore, 11%, se pensiamo invece che gran parte delle nostre piccole e medie produzioni, soprattutto nell'agroalimentare, pensiamo al nostro territorio, intendo l'Emilia Romagna, ma anche gran parte del nord, sono collocate in territori a grande rischio idrogeologico, quindi grande pericolo di manifestazione di frane e smottamenti, ecco, incuriosisce un poco questo dato. Le imprese italiane che abbiamo visto hanno attuato già strategie, sono ancora un numero piuttosto esiguo. Quello che muove oggi l'interesse delle piccole, medie e grandi imprese della produzione agroalimentare in Italia riguarda la salvaguardia e la tutela delle proprie attività e soprattutto la percezione che del marchio stesso, quindi del logo aziendale, si ha all'esterno. È evidente che, come dimostra questo 96% delle aziende italiane, hanno già attuato misure di adattamento di resilienza perché hanno previsto che azioni di adattamento, di mitigazione, favoriscano la propria produzione industriale a diverso livello. Il risparmio finanziario è sicuramente quello che interessa di più, parliamoci chiaro, oggi l'industria, ma soprattutto è un interesse verso un incremento del brand equity, quindi vantaggio competitivo e soddisfazione degli azionisti e del mercato finale, quindi del consumer, sono tra gli obiettivi che muovono fortunatamente, perché diciamo che se le aziende non sono in grado di concepire o comprendere il rischio legato al cambiamento climatico, ben venga sia invece il risparmio finanziario o la soddisfazione degli azionisti o la percezione del valore di sostenibilità ambientale del marchio all'esterno e i driver che muovono la produzione industriale verso un adattamento al cambiamento climatico.
Vediamo quindi nello specifico, quindi capite che siamo partiti da valutazioni a livello internazionale, abbiamo poi osservato cosa accade all'interno del settore industriale in senso lato, vediamo ora quale sia il ruolo dell'industria alimentare nelle azioni di decarbonizzazione verso l'obiettivo finale, molto lontano per ora ancora, del 2050. L'industria alimentare, lo sappiamo, è una realtà molto molto solida, la più solida, il settore più stabile, più resiliente, più robusto a livello della produzione industriale dell'Italia. E a livello europeo siamo i primi come numero di aziende di tutte le taglie, di tutte le dimensioni del settore agroindustriale, quindi l'industria alimentare oggi offre un importante contributo all'economia europea. Ed ecco perché abbiamo in questo ciclo di lezioni legate al progetto Alfonso ha deciso di proporre anche un focus, come vi dicevo, sull'importanza della decarbonizzazione delle industrie del settore agroalimentare, perché è quello che in Italia tira maggiormente. E vi ho riportato quindi, ancora una volta, per ricollegare il tema agli obiettivi SDGs dell'agenda, i quattro obiettivi strategici di maggior rilevanza, che sono appunto quello dell'industria, il numero 9, il numero 12 del consumo e della produzione responsabile ambientalmente sostenibile, l'obiettivo 11 che riguarda le comunità e gli edifici resilienti e adatti al cambiamento climatico, perché come vedremo e ho già accennato prima, sistemi e adeguamenti della filiera produttiva possono avere risvolti ed effetti positivi e benefici anche nelle immediate vicinanze dello stabilimento produttivo, innescando un processo virtuoso volto appunto alla decarbonizzazione su un bacino più ampio di utenti e di realtà rispetto al focus centrale dell'edificio produttivo. E infine l'obiettivo 13, quello del climate action in senso largo. Guardiamo come a livello europeo l'industria del food and drink, quindi l'industria del settore alimentare, agroalimentare, sia molto stabile. Guardate questo grafico: dal 2008, l'anno della grande crisi economica, al 2017, il settore food and drink è l'unico che è rimasto pressoché con un andamento costante. Quindi questo dimostra come questo settore, forse in Italia, è il settore su cui è possibile investire oggi di più, perché ha mantenuto una stabilità, una robustezza economica e anche un certo grado di intraprendenza, come vedremo negli esempi virtuosi, ambientalmente molto davvero efficaci della produzione agroindustriale, e rispetto al quale oggi è possibile attuare delle strategie di mitigazione e di decarbonizzazione, perché rispetto, guardate, ad altri settori che hanno avuto un tracollo tra il 2008 e il 2009, la produzione industriale più pesante rispetto ad esempio anche al settore dell'automotive, vedete, tutti questi settori hanno subito una flessione, certi sono ancora sotto i livelli del 2008 e il 2009, e guardate il food and drink, questa linea blu è quella che curiosamente si è mantenuta più stabile. Abbiamo invece avuto un grande exploit del settore farmaceutico, che presumibilmente andrà ancora crescendo vista la situazione emergenziale attuale, ma ecco perché il food and drink è un settore su cui conviene oggi investire, vedremo quali risvolti esso possa garantire. In Italia è un dato a tutti noto, il numero delle compagnie registrate nel 2015 facenti parte del food and drink è di 56.315 aziende. L'Italia è la nazione europea che conta il maggior numero di aziende impiegate nella produzione dell'industria agroalimentare.
E un fatto molto curioso è che sappiamo da sempre la produzione dell'industria agroalimentare in Italia si muove su una piccolissima scala, quindi imprese molto piccole, cosiddette microimprese, che contano addirittura da 0 a 9 impiegati nel settore. E occupati, scusatemi, per poi spostarsi nelle medie imprese, ma sicuramente il maggior numero di imprese impiegate in Italia nel settore agroalimentare si registra o nelle micro, medie e poi nelle grandi. Abbiamo grandi colossi internazionali, senza fare nomi, insomma, nel settore della produzione del latte erocasearia o nel settore della pasta e dei carboidrati, abbiamo grandi imprese con grandi numeri e che possiamo definire sicuramente dei brand, delle multinazionali. Ecco, in questo senso, quale può essere il peso dell'industria alimentare nel percorso verso la decarbonizzazione? Primariamente vi invito ad osservare questo riquadro giallo, le leve, ovvero gli espedienti che maggiormente interessano la produzione agroindustriale, è quello di si pone l'obiettivo di ridurre l'energia l'energia globalmente impiegata e quindi ridurre l'impronta ambientale, quindi ridurre le emissioni di CO2. L'obiettivo poi all'interno delle imprese è sicuramente quello di ridurre l'inquinamento, aumentare o meglio, migliorare il ciclo dell'acqua e il consumo di acqua e infine, ovviamente, sostituire la produzione di energia da fonti fossili verso la produzione attraverso fonti rinnovabili. Ovviamente se questi sono gli obiettivi delle piccole e medie imprese che vogliono effettivamente, hanno dichiarato il loro interesse nel perseguire strategie di decarbonizzazione, d'altra parte però abbiamo degli impedimenti, delle barriere verso il raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi e primariamente sono aspetti finanziari ed economici che impediscono una piena e matura consapevolezza, o meglio, un maturo passaggio verso questi obiettivi, il raggiungimento di questi obiettivi. Primariamente è la mancanza di strumenti finanziari a supporto del cambiamento strutturale delle imprese e poi ovviamente un interesse, una bassa domanda di mercato verso l'innovazione. Significa che le imprese hanno registrato che, come vi dicevo, una delle leve fondamentali per passare la produzione da tipo tradizionale a quello più innovativo che favorisca appunto un minor consumo energetico e un maggior coinvolgimento di fonti rinnovabili è fortunatamente dovuto alla richiesta dei consumatori, cioè i consumatori si stanno dimostrando sempre di più interessati a utilizzare brand e aziende che dichiarano il loro impegno ambientale verso la decarbonizzazione. Questo è un driver molto importante in una situazione, in un panorama economico che, come vi dicevo, dimostra poca attenzione e la creazione di pochi strumenti finanziari a supporto delle imprese costituisce la prima barriera verso questo passaggio storico epocale. Indipendentemente dal tipo di produzione agroalimentare, andiamo ora a vedere quali possono essere le strategie globali verso la decarbonizzazione. Perché ho fatto questa premessa riguardo al tipo di produzione agroalimentare? Perché in realtà in un settore molto variegato come quello della produzione agroalimentare sappiamo che esistono processi più energivori e meno energivori. Produrre pasta richiede meno energia rispetto a produrre delle caramelle. Produrre vino e imbottigliare vino richiede meno energia forse tra tutti i settori dell'agroalimentare. Quindi
Dipende dal tipo di produzione il consumo di energia, questa è una considerazione alquanto ovvia, però in questo panorama appunto diversificato della filiera dell'industria agroalimentare è possibile individuare essenzialmente 5 strategie verso la decarbonizzazione. La prima strategia, la più efficace e quella a maggior impatto, riguarda la riduzione del consumo di acqua nel processo produttivo. Allora, teniamo presente che la produzione agroalimentare necessiterà sempre di un'elevata quota di acqua, non soltanto per gli impasti, le mescole e la produzione del prodotto finito, ma immaginate che in realtà l'acqua viene utilizzata ad esempio per i processi di sterilizzazione, per creare vapore per la cottura di certi determinati prodotti, per il lavaggio di tutti i contenitori, barattoli di vetro o tutti quei appunto i contenitori che poi andranno ad ospitare il prodotto alimentare finito. Quindi sicuramente uno degli aspetti su cui la produzione, quindi ci concentriamo in questo caso esclusivamente sulla produzione, e dovrebbe subire un processo, una revisione, riguarda appunto il consumo dell'acqua in senso lato. Sicuramente l'altro fattore è quello di cercare di rendere quanto più efficienti i nostri stabilimenti produttivi. Vedremo come le strategie di produzione dell'energia utilizzata, sia termica che meccanica che elettrica, oggi debba essere necessariamente spostata da sistemi di produzione ormai obsoleti, caldaie tradizionali, caldaie a condensazione, oggi non sono più ritenute ambientalmente compatibili, richiedono una grande infatti quantità di energia in ingresso e parallelamente sono responsabili di grandissime quantità di CO2, quindi di gigatonnellate di CO2 equivalente che emettiamo in atmosfera. L'efficienza energetica quindi deve necessariamente passare attraverso una sostituzione degli impianti di produzione di energia termica, verosimilmente attraverso impianti di cogenerazione, se non di addirittura trigenerazione, alimentando il più possibile con fonti rinnovabili. Energia elettrica da fonti rinnovabili sarebbe ovviamente alquanto auspicabile. La terza strategia, non sempre attuabile, perché ovviamente dipende, ripeto ancora, dal tipo di industria agroalimentare che andiamo a considerare, riguarda però la riduzione dei consumi connessi all'edificio. Oggi l'edificio produttivo consuma notevoli quantità di energia in maniera del tutto inutile, nel senso che l'edificio, l'involucro, la pelle dell'edificio non ha una diretta ripercussione sulla produzione stessa del prodotto finito, come vediamo in questa immagine, ma si rende responsabile di grandi quantità di CO2 emesse in atmosfera e parallelamente richiede un fabbisogno di energia termica per il normale funzionamento davvero considerevole e spesso ingiustificato. Quindi una delle strategie a minor impatto sia economico che ambientale dovrebbe essere quella volta a ridurre il fabbisogno termico dell'edificio e ovviamente beneficiando anche di tutta una serie, fortunatamente, di strumenti finanziari che oggi il nostro paese ci mette a disposizione. Riduzione del fabbisogno significa minor classe energetica dell'edificio e significa poter accedere a numerosi incentivi fiscali che finora, e speriamo anche nei prossimi anni, il governo possa mettere in campo. In ultimo, una delle ultime strategie è quella da parte dell'industria agroalimentare di identificare nuovi driver per il cambiamento. E abbiamo visto nei grafici precedenti come in un certo senso l'industria abbia poco compreso quale possa essere il rischio per l'industria stessa, quindi per i processi produttivi, per la cosiddetta value chain,
degli effetti disastrosi e sempre più devastanti del cambiamento climatico. Quindi identificare nuovi driver che passino attraverso una rimodulazione del brand, dell'identità, del marchio, lo vedremo per alcuni brand storici italiani, e modificare, come in questa immagine, in questo fumetto, no? Le tecniche di packaging che notevolmente impattano sulla produzione di CO2, scusatemi, quindi sul consumo energetico, possono essere tra i tanti strumenti atti a effettuare un cambiamento radicale nel processo produttivo. E in ultimo, la cosa che forse ritengo più importante, soprattutto per le piccole aziende, è quello di attuare strategie di collaborazione locale. Cosa significa? Significa che riformare, adeguare, riqualificare un piccolo edificio produttivo, una di quelle famose piccole o medie imprese, può avere ricadute locali molto interessanti. Vedremo a questo punto nel pomeriggio, quindi nella seconda parte di questo webinar, come molti dei progetti virtuosi che in Italia sono stati messi in atto per riqualificare gli stabilimenti industriali abbiano avuto ricadute molto efficaci sulle infrastrutture locali, perché modificando ad esempio l'organizzazione interna dell'infrastruttura di un'industria si è potuto procedere anche con dei miglioramenti nell'infrastruttura viaria locale. È stato possibile mettere a sistema, scusate il gioco di parole, mettere a sistemi impianti di produzione e di riciclo dell'acqua che non soltanto servissero all'industria agroalimentare, ma che servissero ad esempio altri piccoli stabilimenti di produzione artigianale nelle immediate vicinanze di questo, ovvero è oggi possibile attuare delle strategie condivise, soprattutto nella produzione di energia da cogenerazione o trigenerazione, che non servano esclusivamente a un'industria, ma che mettano a sistema attraverso un sistema di condivisione, di collaborazione, anche realtà locali molto vicine. Si può in questo senso attuare una strategia ramificata di miglioramento, quindi di ricadute a cascata sul territorio, che possono quindi favorire sia la decarbonizzazione, ripeto, dell'industria che le mette in atto per prima, ma piccole strategie di miglioramento che hanno ricadute favorevoli sul paesaggio, sulle infrastrutture e sul miglioramento ambientale delle realtà locali. In questo senso, le strategie di collaborazione locali sono una strategia, chiamiamola secondaria rispetto alle esigenze primarie di decarbonizzazione, ma che potrebbero essere attuate e che potrebbero favorire appunto strategie più allargate di decarbonizzazione. Arriviamo quindi alla parte forse più interessante di questo webinar, ovvero caliamo le strategie da teoriche ad applicative. Il mio profilo professionale accademico, appunto, ha da sempre avuto un focus sulle strategie di risparmio energetico e di adeguamento ambientale, e vi dimostrerò come anche sugli stabilimenti industriali, non immaginiamo necessariamente grandi stabilimenti industriali come questo che vi ripropongo in foto, che è l'ampliamento e l'adeguamento dello stabilimento Maina, della Maina, quella che fa i panettoni, a Cuneo, che rappresenta oggi in Italia un'eccellenza e un esempio, un paradigma virtuoso nell'aver tra i primi in Italia manifestato l'interesse e l'attenzione della produzione industriale verso un contenimento dei consumi e una riduzione delle emissioni di CO2. Ecco, queste strategie che andremo a vedere non necessariamente devono essere o possono essere attuate solo su grandi stabilimenti come questo appunto della Maina, ma possono trovare delle applicazioni anche a livello del singolo capannone industriale. E anzi, mi permetto di dire che proprio nei casi più ridotti dimensionalmente sono strategie che si rilevano decisamente molto molto efficaci.
Nel caso degli edifici produttivi in Emilia-Romagna, vediamo come il macro settore della e quindi tutto quello che è legato ai processi produttivi si rendono responsabili globalmente di grandissime quantità di chilotonnellate di CO2 o di metano nelle emissioni in atmosfera. Quindi è proprio la combustione dovuta ai processi produttivi e dovuti alle esigenze di riscaldamento, di raffrescamento dell'involucro edilizio a rendersi responsabili di grandissime quantità appunto di CO2 emessa. La combustione nell'industria in Emilia Romagna, guardate, si è resa responsabile di grandissime quantità di tonnellate equivalenti di CO2 e di metano. Guardate, ve l'ho sottolineato, queste sono le quote verdi che ci interessano maggiormente. Ecco. Concentrandoci adesso sull'edificio produttivo, andiamo a guardare le 8, o meglio 7 più 1 strategie attuabili per favorire il passaggio a una produzione cosiddetta low carbon degli edifici industriali. Il primo fattore indispensabile da cui partire per delle strategie di mitigazione e di correzione riguarda il cosiddetto processo di audit energetico che andremo a valutare insomma in maniera abbastanza diffusa. Poi ho cercato di identificare 7 strategie che, come vi dicevo, possono riguardare tutti i tipi di produzione della filiera agroalimentare, indipendentemente dalla dimensione della produzione e della dimensione dell'impresa. Strategie che riguarderanno l'isolamento termico, strategie che riguarderanno l'adattamento impiantistico, l'impiego di soluzioni verdi che oggi sono ritenute tra le più efficaci e le più riqualificanti anche a livello estetico dello stabilimento, l'impiego molto efficace di cool materials, ovvero i materiali altamente riflettenti che possono essere applicati sia sulle coperture degli edifici industriali ma anche nelle pavimentazioni. Fondamentale per il contenimento dei consumi energetici e per il contenimento delle ondate di calore è il ricorso a soluzioni ombreggianti, che diventano dei veri e propri elementi riqualificanti per l'aspetto esteriore dell'edificio e che sono, hanno il merito di ovviamente ridurre il fabbisogno termico dell'edificio produttivo. Parleremo anche di una strategia ancora poco conosciuta in Italia, ma che grandi aziende hanno già attuato e che si è rivelata molto efficace, ovvero quello del depaving, ovvero la sostituzione delle pavimentazioni orizzontali esterne con materiali altamente permeabili. Ed infine, aspetto, chiamiamolo così, da una parte trascurabile, ma di importante rilevanza a livello internazionale, quello del miglioramento del microclima interno per i lavoratori, perché non dimentichiamoci che il cambiamento climatico ha impatti sulla produzione, ha impatti sull'emissione della CO2, ma anche impatti su noi stessi, ovvero su coloro che vivono e lavorano e sostano per lunghe ore all'interno dello stabilimento produttivo. Quindi questi saranno i prossimi step che andremo a valutare. Partiamo da quello che è l'elemento imprescindibile, è lo step zero, ho definito zero perché se non abbiamo e non realizziamo questo prerequisito fondamentale, molti degli step successivi, quindi delle strategie di adattamento e di adeguamento, potrebbero rivelarsi inutili o alternativamente inefficaci. L'audit energetico, quello che noi forse conosciamo meglio come diagnosi energetica, è definito a livello internazionale come una procedura sistematica per valutare il consumo energetico di un'organizzazione. Quindi in questo caso della nostra impresa produttiva del settore agroalimentare e è volto a identificare e cercare le migliori opportunità di risparmio energetico. La diagnosi energetica quindi vuole in primis ottenere un'adeguata conoscenza del profilo attuale del consumo energetico di un edificio o di un gruppo di edifici. Nel caso di stabilimenti industriali più grandi, abbiamo sempre il magazzino, lo stabilimento produttivo, la parte per lo stoccaggio, il deposito delle merci ed eventualmente poi per uffici e spazi addirittura per lo spazio aziendale.
sociale o piccoli musei del cibo, come vedremo. Ecco, la prima azione da intraprendere è sapere esattamente quanto consuma il nostro edificio. Non solamente in un determinato periodo dell'anno, ma qual è il profilo, quindi l'andamento dei consumi medi dell'edificio e di tutte le sue parti costituenti. Solo attraverso questa indagine preliminare è possibile individuare, ma soprattutto quantificare le opportunità di risparmio energetico. Tra le 7 strategie che andremo adesso a valutare, ce ne sono certe che sono più efficaci per un determinato edificio, altre che si rivelano invece meno efficaci per la conformazione stessa dello stabilimento industriale o per le caratteristiche del processo produttivo stesso. E in questo senso, lo strumento dell'audit energetico, della diagnosi energetica, è finalizzato a produrre un documento, una relazione che quantifica in maniera numerica i consumi e identifica gli obiettivi principali su cui il proprietario dell'azienda conviene che investa. La normativa di riferimento a livello italiano è il decreto legislativo 102 del 2014 che impone, e vi faccio osservare che è effettivamente fatto obbligo per le grandi imprese produttive o per quelle dichiarate altamente energivore, è fatto obbligo di redigere una diagnosi energetica ogni 4 anni. Quindi non è semplicemente un prerequisito o una richiesta diciamo volontaria, ma diventa una vera e propria prescrizione per quelle imprese molto grandi o che abbiano registrato forti consumi energetici. Realizzare un audit energetico per un'impresa industriale è un compito molto dispendioso, non tanto in termini anche, mi permetto di dire, in termini finanziari, ma per quanto riguarda proprio il procedimento che deve essere seguito. Quindi oggi esistono delle compagnie, le cosiddette ESCO, Energy Service Company, aziende specializzate che sono in grado di redigere un'analisi completa dei fabbisogni energetici dell'impresa e mettere a sistema programmi e soluzioni tecnologiche, impiantistiche legate all'edificio per ottimizzare i consumi e quindi per favorire il risparmio energetico e ridurre quindi le emissioni di CO2 in atmosfera. Le ESCO quindi analizzano il procedimento industriale, il procedimento produttivo, analizzano le componenti impiantistiche ad esso correlate, analizzano le prestazioni dell'involucro dell'edificio. Facendo questa fotografia globale e interrelando i dati, sono in grado di fornirci un quadro completo degli sprechi, dei consumi e quindi degli elementi della produzione o dell'impianto produttivo stesso su cui attuare dei processi di miglioramento. L'ENEA in questo senso ha pubblicato piuttosto recentemente delle linee guida poi aggiornate circa 2 anni fa, anzi ormai 3, scusate, per effettuare diagnosi energetiche attuali e ovviamente per supportare le ESCO. Oggi quindi ci sono dei soggetti della filiera anche agroalimentare, quindi degli edifici produttivi, che sono comunque obbligati a redigere un audit energetico, quindi un sistema di valutazione puntuale di monitoraggio che deve essere fatto ogni 4 anni e che quindi tutti a cadenza quadriennale deve essere rivalutato. L'obiettivo dell'indagine energetica e ambientale in senso lato è quello di avere un'affidabilità crescente e individuare sempre dei punti critici nuovi in modo da ottimizzare il processo di correzione. Oggi l'audit energetico viene preparato e predisposto attraverso indagini numeriche, attraverso indagini termografiche. Come sapete, le indagini termografiche possono essere predisposte e realizzate da tecnici esperti, da valutatori esperti, con lo scopo di valutare eventuali fenomeni di dispersione
termica o elettrica, sia negli impianti produttivi, e infatti questa che vi propongo è la foto di un impianto produttivo dove si valuta la presenza di eventuali dispersioni termiche nei condotti, ma ancora di più serve a valutare le dispersioni termiche, i ponti termici o comunque elementi disperdenti all'interno dell'involucro edilizio, quindi del capannone industriale che andiamo a valutare. E, come vi dicevo, è fatto obbligo dal 2014 di redigere un audit energetico per imprese superiori ai 250 addetti, oppure con un bilancio, un fatturato modificato, oppure per quelle imprese energivore, che sono energivore in quanto è il processo produttivo stesso a richiedere un grande assorbimento di energia termica o elettrica. Ma vi ripeto, è auspicabile che tutte le le piccole o medie imprese si preparino ad affrontare un cambiamento radicale nella produzione, nell'approvvigionamento dell'energia che serve alla produzione stessa e per comprendere anche qual è l'andamento energetico, qual è il fabbisogno energetico del proprio edificio. Solo attraverso questa indagine sarà possibile attuare delle strategie mirate, quindi convenienti dal punto di vista economico e finanziario, piuttosto che approntare delle soluzioni generiche, quindi semplicemente viste ed applicate sulla propria realtà, che potrebbero rivelarsi inefficaci, controproducenti e soprattutto molto costose da attuare, economicamente non positive. Ecco, in questa immagine credo che si possa comprendere la complessità di un audit energetico. Come vedete, si procede con un'indagine termografica degli impianti di produzione dell'energia termica e elettrica per capire se ci sono delle dispersioni, quindi ad esempio se gli impianti sono vecchi, se ci possono essere delle dispersioni degli elementi di inefficacia nella distribuzione del calore o dell'energia. Si procede poi con un'indagine sull'involucro, quindi capire se i nostri tetti sono abbastanza coibentati, se i nostri muri verticali sono effettivamente efficaci, per poi fare delle indagini puntuali, ovviamente sull'impianto elettrico, sull'impianto produttivo. Qui rimaniamo sempre sul generico perché capite che un impianto di produzione di latte è diverso dall'impianto che produce farine e ancora diverso da un'industria vinicola, quindi non possiamo generalizzare, non lo vogliamo fare, non è questo lo scopo, però capite che l'importanza di comprendere quale sia l'andamento, il fabbisogno, i consumi di un edificio sia fondamentale prima, quindi prerequisito iniziale prima di attuare un processo di retrofit o riqualificazione. Questa è una schematizzazione proposta dalle linee guida del manuale operativo dell'Enea, che appunto ci dice come i fattori a cascata che devono essere analizzati per comprendere totalmente il profilo energetico e il consumo di un edificio partano dalla conoscenza fisica dello stabilimento, dalle attività principali che in essi avvengono, quindi se abbiamo semplicemente attività di produzione, di stoccaggio, di movimentazione merci, di vendita diretta al cliente e via dicendo, quali possono essere i servizi ausiliari connessi al normale comportamento e al funzionamento dello stabilimento e poi ovviamente tutti i servizi generali, quindi tutti i servizi di approvvigionamento di energia elettrica, energia termica, acqua calda o fredda e altri flussi generali che servono appunto alla vita utile dello stabilimento produttivo. Poi vedete che ognuna di queste attività di indagine si realizza attraverso l'indagine puntuale dei sottosistemi o dei sottoservizi. È un'operazione che richiede, appunto, come vi dicevo, la collaborazione di imprese specializzate, in questo caso le ESCO, che sono in grado di redigere un documento, un'analisi puntuale esaustiva su tutti i punti di vista. Arriviamo invece adesso alle strategie singole che possono essere attuate. Dopo aver condotto un audit energetico, il primo dato che ci viene fornito è quello relativo, ai consumi energetici globali dell'edificio. Il fabbisogno energetico dell'edificio ci restituisce una fotografia di quanta energia serva all'involucro, quindi alla pelle del capannone, dello stabilimento, per mantenere la temperatura di esercizio più idonea.
È ovvio che se andiamo a parlare di un salumificio, questo non ha bisogno di l'edificio che ospita il salumificio, e qui nelle nostre colline abbiamo un vasto numero di edifici di questo tipo, e quindi sappiamo che non hanno bisogno in realtà di un sistema di riscaldamento, anzi il prodotto, quindi il prosciutto, deve mantenersi a una temperatura costante, ma non riscaldata, e soprattutto viene ventilato in maniera costante per favorire il processo di invecchiamento e di stagionatura, scusate, per essere più corretti, della coscia di prosciutto. Ecco, in questo caso quindi ovviamente non possiamo generalizzare, ma dobbiamo conoscere che cosa avviene nell'edificio, quali parti devono essere mantenute a temperatura costante, quali parti devono essere invece altamente isolate. Pensate agli stabilimenti produttivi che hanno bisogno di celle frigorifere per il mantenimento, ad esempio, degli affettati o dei prodotti intermedi di produzione agroalimentare. Ecco, in questo caso l'isolamento termico è un elemento di fondamentale importanza. In questo caso dobbiamo conoscere in primis le temperature ottimali e i flussi di ventilazione che sono necessari all'interno dello stabilimento produttivo. Solo successivamente ci potremo occupare di realizzare un ottimo isolamento termico, dove per ottimo intendo in assenza o il più possibile in assenza di ponti termici. Vi ricordo che l'occasione di isolare termicamente un edificio non deve essere presa esclusivamente come un adeguamento tecnico o funzionale dell'edificio stesso, ma può costituire anche un driver di innovazione, di riqualificazione estetica, di riposizionamento del marchio sul mercato. In realtà produttive tipiche della nostra regione, dove sappiamo che l'agroalimentare è la principale occupazione, è il principale settore della produzione industriale, ecco, realizzare un isolamento termico che costituisca anche un elemento distintivo dello stabilimento industriale può costituire un driver fondamentale per il cambiamento e in un certo senso favorire appunto il posizionamento nel mercato così ricco di competitor, quindi di concorrenti, riqualificando l'edificio dal punto di vista anche estetico e funzionale. Possiamo realizzare quindi l'isolamento termico? Beh, innanzitutto va da sé che tecnici e professionisti abilitati devono essere in grado di capire quale sia lo stato iniziale, quindi come sia tecnologicamente realizzato l'edificio. Possiamo attuare soluzioni tradizionali, quindi isolare con cappotti termici di varia natura, con vario materiale, le pareti verticali e la copertura del nostro edificio. Vi ripeto, queste mie linee guida vogliono essere non possono e non vogliono essere esaustive, ma vogliono darvi solamente delle occasioni di spunto, di riflessione, ma va da sé che dovete necessariamente conoscere le esigenze produttive e il funzionamento, le unità funzionali presenti all'interno dell'edificio. Possiamo realizzare appunto isolamenti controterra, isolamenti delle pareti, e qualora invece non sia possibile isolare esternamente, le soluzioni che oggi il mercato ci offre sono molto variegate anche per intervenire all'interno del muro, controllando ovviamente i profili di temperatura ed evitando il più possibile la formazione di condense superficiali che possono alterare il microclima interno e quindi, ad esempio, nel caso della produzione di prosciutti, mi viene da dire, alterare il microclima, la ventilazione, le temperature, rendendo la situazione più difficile per la stagionatura dei prodotti. Dobbiamo occuparci anche di isolare tutti quegli elementi impiantistici che abbiamo all'interno dell'edificio, correggendo i ponti termici, ovvero correggendo tutte quelle soluzioni di discontinuità materica o funzionale che ovviamente sono presenti in tutti gli edifici. Nel punto in cui la trave di cemento o il cordolo vanno a innestarsi su un muro in laterizio, in mattoni, ecco, quello è un punto pericoloso. Lì il calore che produciamo all'interno dello stabilimento esce e il freddo esterno è in grado di passare all'interno del nostro edificio. Se non opportunamente coibentati, i nostri edifici quindi rischiano di essere inefficaci. Tutte le azioni correttive che da questo punto in avanti andiamo a proporre per il nostro edificio industriale possono rivelarsi inefficaci.
Particolare attenzione, lo vedremo poi dopo, deve riguardare l'isolamento termico e le impermeabilizzazioni delle coperture, sia esse siano piane o con copertura falde, ovviamente. Quello su cui vi voglio spingere in una riflessione riguarda l'impiego di materiali non tradizionali. Oggi il mercato dell'edilizia ci mette a disposizione una vastissima gamma di prodotti termoisolanti ad alta componente tecnologica che non solo contribuiscono a isolare termicamente, quello ovviamente è il primo target, l'edificio in oggetto, ma ci consentono di realizzare cose piuttosto innovative. Ad esempio, un materiale che in realtà poi innovativo così non è, perché è stato scoperto nel 1930, ma che definiamo innovativo perché solamente negli ultimi 10-15 anni ha cominciato a trovare un'applicazione anche nell'edilizia, prima veniva usato per l'industria aerospaziale, è l'aerogel. L'aerogel è un materiale leggerissimo, altamente isolante, costituito prevalentemente da silice e ma dal 95% di aria, quindi è un materiale estremamente leggero, che trova numerosi impieghi per tre motivazioni: l'alta capacità isolante, l'estrema leggerezza e una semitrasparenza. Come vedete, il materiale è lattiginoso, è traslucido e questo ci consente di realizzare delle pareti termicamente isolate, ma che lasciano intravedere quello che succede all'esterno o viceversa all'interno. Questo è un notevole vantaggio, ha trovato numerosi esempi nei laboratori di indagine collegate ad esempio alle grandi imprese di produzione agroalimentare, dove la fase analitica, quindi la fase di indagine di laboratorio, richiede un alto numero di addetti, e dove appunto il laboratorio diventa un elemento fondamentale nella realtà produttiva. E con pareti si possono realizzare intere, quindi pareti in aerogel. Questo è un esempio, guardate, in realtà questo non è un edificio produttivo, ma è una stazione della metropolitana di Dubai. Guardate, tutta questa parte in questi pannelli montati su dei telai molto leggeri possono essere utilizzati perché offrono un'ottima coibentazione termica all'edificio, ma al tempo stesso, in questo caso non si vede, lasciano intravedere quello che avviene all'interno e all'esterno. Quindi diventano elementi sia di coibentazione, di rifunzionalizzazione del comportamento termico dell'edificio, ma anche elementi connotanti un nuovo aspetto esteriore dell'involucro. Ecco, vi parlavo di un laboratorio di indagine e di ricerca, quindi in questo caso, guardate, questa parete è interamente realizzata in pannelli di aerogel, quindi sono pannelli di tamponamento, sono pannelli isolanti, lasciano trasparire un poco di luce, ovviamente non deve alterare la funzionalità di questo laboratorio di indagine, dove ovviamente la luce naturale diretta potrebbe rivelarsi molto pericolosa e fastidiosa, ma al tempo stesso offrono la percezione della variazione delle ore diurne e notturne e al tempo stesso appunto creano un involucro molto leggero di facciata che non va ad alterare ad esempio il funzionamento meccanico della parete. Quindi questo è molto importante, ripeto, soprattutto nel caso di riqualificazioni. E questo tipo di isolamento termico può essere utilizzato sempre attraverso materiali innovativi anche in copertura. Vi faccio vedere altri materiali estremamente performanti dal punto di vista termico, molto leggeri. In questo caso si tratta di pannelli isolanti sottovuoto, cosiddetti VIP, dove l'acronimo VIP sta per Vacuum Insulation Panels. Sono dei pannelli piuttosto morbidi e in un certo senso anche poco resistenti, dobbiamo proteggerli da fenomeni di compressione pericolosa, costituiti da dei tubicini estremamente sottili, riempiti di gas rarefatti, che forniscono isolamento termico in uno strato estremamente piccolo. Immaginate che l'equivalente di un 10-15 centimetri di materiale termoisolante tradizionale, quindi XPS,
di stirene espanso estruso e via dicendo, possono essere resi equivalenti in soli 3 o 4 cm di pannelli isolanti sottovuoto. Quindi a seconda delle esigenze della produzione, a seconda delle altezze che si possono utilizzare, degli spessori, possiamo quindi scegliere o materiali tradizionali oppure viceversa materiali più innovativi con caratteristiche molto performanti e ovviamente costi va da sé un po' più elevati. Allora direi, visto l'orario, preferisco un attimo interrompere la condivisione. Torniamo poi ovviamente nel pomeriggio a parlare delle strategie architettoniche e, come vi dicevo, finita la rassegna delle strategie, vi farò vedere proprio degli esempi di stabilimenti industriali, in modo che possiate trarre qualche spunto interessante, qualche strategia da applicare nei casi di vostro interesse. Direi che ho parlato assolutamente sufficienza, per cui chiedo a voi se ci fosse qualche osservazione, qualche domanda, qualche curiosità anche, insomma, io sono a disposizione. O forse vi ho stordito a sufficienza così. No, è assolutamente interessante. Per il momento non ci sono domande nella chat. Ok. Magari vuoi concludere anche la parte che stai facendo, magari così lasciamo altri 5 minuti di tempo per... Certo, sì, sì. Allora, se ci sono delle domande, poi dopo magari le domande le facciamo nei primi 2-3 minuti dopo mezzogiorno, insomma. Certo, sì, sì. Assolutamente. Allora, torno alla condivisione e continuo la... che vi stavo facendo in merito ai materiali isolanti innovativi. Vi faccio vedere materiali che difficilmente, scusate, torno alla presentazione, che difficilmente, dicevo, si trovano già applicati, ma che offrono uno spunto che mi permetto di dire possa essere sia un'occasione per la riqualificazione energetica, ma anche una riqualificazione funzionale. È indubbio, insomma, lo sappiamo tutti, gran parte degli stabilimenti industriali, dei capannoni che oggi troviamo nelle nostre colline, nei nostri Appennini, nelle nostre pianure, alterano inequivocabilmente il paesaggio, insomma, non possiamo certo definirli degli esempi di buona architettura. E in questo spendo due parole: non si tratta semplicemente di una questione estetica, si tratta spesso di una questione estetica che va di pari passo con un funzionamento alterato dell'edificio stesso. Se un edificio non è opportunamente isolato o non è colorato del colore giusto, rischiamo che si surriscaldi, gli edifici circostanti, aumentando quella che oggi conosciamo come isola di calore urbana. Quindi questo per dirvi che non si tratta semplicemente di meri espedienti estetici o funzionali, si tratta di comprendere come il funzionamento normale di un edificio possa avere importanti ricadute, e lo vedremo poi a breve con le pareti verdi o con le vernici altamente riflettenti. Un comportamento che possiamo ottimizzare, che quindi provoca e assicura un beneficio soprattutto nell'edificio su cui esso è applicato, ma anche negli altri edifici, nelle immediate vicinanze dello stabilimento produttivo. Quindi la riqualificazione può attuare un procedimento a cascata virtuoso che si allarga anche dai confini tradizionali dello stabilimento. Tornando ad altri materiali innovativi, vi faccio vedere questi. Sono dei pannelli, sono ancora sotto brevetto, si chiamano pannelli di idroceramica. Sono dei pannelli realizzati appunto su una base ceramica. Vedete che i pannelli sono forati. All'interno dei fori trova spazio un materiale simile all'aerogel di prima. Si chiama in questo caso idrogel. Queste sfere sono in grado di allargarsi, di dilatarsi e comprimersi a seconda del calore che incide su questi pannelli, e al tempo stesso sono in grado di modulare il tasso di umidità che attraversa il pannello, o meglio attraversa il foro e la sferetta. Perché vi dico che sono innovativi? Perché sono in grado di creare un microclima interno continuamente variabile,
in maniera del tutto passiva, cioè funzionano senza l'apporto di energia elettrica, ovvero sono in grado di controllare l'umidità perché l'umidità viene assorbita o rilasciata da queste sferette che funzionano proprio come dei piccoli elementi captanti e assorbenti, modificando la loro dimensione, vi ripeto, si dilatano o si appiattiscono, no? Si sgonfiano, ecco, scusate, e a seconda del tasso di umidità, quindi quanto umidità relativa è presente nell'aria. Sono tutte soluzioni piuttosto innovative che però cominciano ad essere applicate anche nell'industria per ottimizzare e ridurre al minimo i consumi energetici e, come vi dicevo, per dare un'immagine anche di innovazione verso l'esterno di quel determinato marchio, di quel determinato tipo di produzione industriale che in un certo senso vuole manifestare all'esterno attraverso questi espedienti, perché così li possiamo definire, ma queste strategie, un'attenzione ambientale che vuole differenziare quel marchio dal resto dei competitor. Quindi abbiamo delle strategie che, come vi dicevo, possono collaborare con altri settori di interesse, dal marketing alla comunicazione alla produzione stessa. Un altro esempio è questo sistema di isolamento termico. Si chiama Polybrix, anche in questo caso è brevettato, prevede l'impiego di materiale PET, quindi il materiale che utilizziamo nelle bottigliette plastiche. In questo caso le bottigliette vengono ricostituite a partire da PET riciclato e vengono costruiti queste bottiglie di varia pezzatura appositamente create per essere incastrate perfettamente le une alle altre. Il PET è un materiale ovviamente completamente di riciclo, e questo è già di per sé un atteggiamento estremamente virtuoso, ma costituisce anche una barriera fonoassorbente e fonoisolante, il cui potere fonoassorbente e fonoisolante può essere ulteriormente incrementato se aggiungiamo acqua all'interno delle bottiglie. Quindi le bottiglie possono essere lasciate vuote ed è l'aria interna delle bottiglie a costituire l'elemento termico o fonoisolante, oppure possono essere riempite d'acqua. Il muro, ovviamente, in questo caso collegato tra creato dalle bottigliette interconnesse, crea una barriera e un elemento ovviamente anche così piacevole da vedere, perché può essere retroilluminato e costa poco, perché ovviamente, anzi, mi viene da dire, se il ciclo produttivo stesso dell'azienda utilizzasse del PET, in questo caso si avrebbe addirittura una gestione degli scarti e una minimizzazione dei rifiuti della produzione. Quindi un atteggiamento volto proprio a promuovere l'economia circolare. In realtà di esempi di isolamento termico per l'industria ne ho talmente tanti altri che direi di fermarmi qui, perché comunque non riuscirei a finire la rassegna. Quindi mi fermo qui e rimando poi alla seconda parte insieme agli esempi. Ho visto che Giulia diceva non ci sono domande, va bene, comprensibile, insomma, siamo stati ancora sul generico, sul quantitativo, e spero e immagino che ci saranno sicuramente più curiosità nella seconda parte. Sì, assolutamente. Ok, allora, intanto magari, per esempio, ok, aspetta, c'è una domanda. Sì? Allora, te la leggo. Lucia ti chiede, tornando brevemente alla premessa iniziale sulle strategie complessive mirate alla decarbonizzazione, quanto incidono sulla resistenza ad un cambiamento epocale le differenti prescrizioni del rischio e le narrazioni? Allora, innanzitutto grazie della domanda perché è molto centrata. Come dicevo, secondo gli studi e secondo le indagini che sono state portate avanti proprio nell'ambito del settore industriale, la percezione del rischio è ancora molto, molto poco rilevante. A meno che l'industria stessa, quindi lo stabilimento produttivo, sia stato direttamente intaccato da un evento catastrofico, disastroso, legato al cambiamento climatico, quindi un'inondazione, una frana, è difficile che l'azienda e che l'impresa produttrice comprenda il rischio legato a fenomeni
che apparentemente non influiscono direttamente sulla produzione, quindi è ovvio che se l'azienda è stata interessata da un'inondazione capisce quale sia il rischio che vive e vivrà anche in futuro. In merito invece a fenomeni meno specifici, ma più diffusi, quindi su larga scala, come le ondate di calore improvvise, le precipitazioni incontrollate e molto persistenti nel tempo, che quindi tutti sperimentiamo, sia le aziende sia noi come singoli cittadini, ecco, su questo la percezione di come questi eventi influiscano sulla produzione è purtroppo ancora poca. Quindi si comprende ancora poco il ruolo di un buon isolamento termico, si comprende ancora poco perché sia rilevante ai fini della produzione, quindi della produzione di valore anche, no, finanziaria, come sia rilevante ad esempio dotare la copertura dello stabilimento produttivo di una barriera riflettente. Perché, vi ripeto, non ci sono ricadute immediate, cioè non capisco che quel giorno, o meglio, forse lo capisco perché quel giorno di estremo calore ho un picco di richiesta di energia elettrica maggiore per il funzionamento corretto della macchina, ma su un largo periodo di tempo questi fenomeni non ancora sono compresi come un'alterazione del processo produttivo e questo è il grande problema. E quindi insomma sì, sicuramente il cambiamento è percepito se ha avuto un riflesso diretto sull'impresa, sull'azienda. Fenomeni che invece riguardano su larga scala e su un vasto periodo di tempo, come possono essere le ondate di calore, ancora si fa fatica a capire quale possa essere il rischio connesso a questi fenomeni. E sicuramente purtroppo si vedranno i risvolti e gli effetti devastanti di questo aumento delle temperature, di queste emissioni climalteranti così imponenti da qui ai prossimi 3 o 5 anni, ma quando purtroppo sarà già tardi, come abbiamo visto in relazione alle previsioni che sono state fatte e che purtroppo di anno in anno si rivelano sempre più realistiche. Quello che è stato previsto anche solo 5 anni fa si è rivelato effettivamente estremamente attendibile. E finché non tocchiamo e non viviamo sulla nostra pelle, purtroppo le previsioni scientifiche rimangono ancora lontane dalla percezione comune. E ancora di più mi viene da dire nella realtà industriale. Forse è più facile comprendere questo cambiamento epocale a livello del singolo individuo perché aumentano inevitabilmente, inesorabilmente le nostre bollette elettriche? Quindi noi lo capiamo perché quando rispetto a 3 o 4 anni fa ci arrivano delle bollette elettriche estive che presentano cifre esorbitanti perché abbiamo tenuto acceso per un numero di ore molto maggiore il nostro sistema di raffrescamento, allora lì capiamo perché abbiamo la bolletta, abbiamo un pagamento da effettuare. Quando invece questi riflessi si rilevano nel ciclo di produzione, che è molto più complesso, dove ci sono notevoli fattori, è difficile distinguere quanto sia imputabile alla produzione stessa, ai procedimenti produttivi normali, e quanto sia invece imputabile a un evento esterno che ha alterato il profilo delle temperature e quindi ha alterato la richiesta di energia. Speriamo che questo, come vi dicevo, sia sempre più compreso e parallelamente cerchiamo anche di sfruttare l'attenzione che il consumatore ha nei confronti delle aziende più virtuose. Vedremo quando ricominceremo la lezione alle 2 che lo stabilimento Maina dei Panettoni, dopo aver rifatto lo stabilimento produttivo, non soltanto ha visto un abbattimento dei consumi energetici, ma ha visto anche un forte aumento degli utili legati alle vendite dei loro prodotti, perché sono riusciti a comunicare la loro attenzione per l'ambiente verso i consumatori. I consumatori si rivelano sempre più attenti alle questioni ambientali. E quindi c'è questo doppio aspetto, che io lo vedo come un aspetto assolutamente positivo perché è un driver ulteriore per le imprese per promuovere sistemi di adattamento e di mitigazione.
Spero per Lucia di aver risposto alla sua domanda. Perfetto. E nel frattempo ricordiamo comunque ai presenti che appunto questo webinar prosegue anche nel pomeriggio dalle 2 alle 4, sempre con Barbara. Sì, ok, Lucia ti ringrazia. Grazie, okay. Grazie a lei Lucia. Ok, perfetto, quindi direi che se per il momento insomma non ci sono altre domande, poi ci rivediamo qui alle 2. Se ci fossero poi dopo magari delle domande, ecco, magari in apertura teniamo magari 5 minuti per... Assolutamente, assolutamente. Perfetto. Benissimo, a più tardi, buon pranzo allora. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao, Grazie Barbara. Giulia.